Buonasera a tutti, sono l'avvocato Maurizio Cerchiara. Noi spero che già ci conosciamo, perché ci siamo visti tramite praticamente YouTube tantissime volte. Io sono un esperto di diritto comunitario e la cosa più importante in questo momento è il referendum. Il referendum, praticamente, io voglio dire molto brevemente alcuni aspetti che sono di carattere comunitario. Adesso aspettiamo un attimo che c'è un rumore che si sente di sottofondo, adesso speriamo di... Pronto? Praticamente c'è un aspetto comunitario, come tutte le cose, anche del referendum, e a prescindere dal contenuto, a prescindere dagli aspetti politici, questo aspetto comunitario è importantissimo. Perché? Perché con alcune norme della Costituzione, non ne parlo in televisione, anche perché il diritto comunitario non se ne parla quasi mai, alcune norme direttamente della nuova Costituzione praticamente ampliano praticamente la soggezione dell'Italia alla Comunità Europea. Basterebbe leggere l'articolo 55, un'attività, ecco, valuta. Il nuovo Senato valuta le politiche pubbliche, l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Quindi parla di attuazioni di politiche europee. Quindi con l'articolo 55 verrebbe sancito l'obbligo a livello costituzionale per il Parlamento italiano di attuare politiche formulate al di fuori dei confini nazionali. Ma ci sono anche gli articoli della politica monetaria, l'articolo, chiedo scusa. Vi sono anche altri articoli della Costituzione, l'articolo 70, che parla della partecipazione, nelle forme, nei termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. Insomma, Mi sto io seguendo, ma ve la proprio faccio anche perché corta, devo fare l'intervista con con questa Costituzione si diminuiscono i diritti della nostra nazione rispetto alla Comunità Europea, D'accordo, va bene, perché deve d'accordo. seguire Sì, certi indirizzi che prima appunto. non erano contemplati dalla Costituzione. Quindi è negativissimo questo aspetto, soprattutto in un'epoca in cui la Comunità Europea è in crisi, perché ha fatto impoverire quasi tutti i cittadini degli Stati membri, perché ha creato praticamente, ha quasi tolto una classe sociale, quella media, ha creato la povertà, gestisce dal punto di vista economico la questione immigrati in una maniera sbagliata e non equilibrata, e poi praticamente non ha nel suo seno delle scelte di carattere comunitario che appartengono a tutti, non tiene conto delle differenze dei paesi, ha una politica economica sbagliata sul puro piano economico, perché non è possibile alcuna ripresa se non, prima non si investe, e invece non si può investire, perché se no si violerebbero quelle norme rigide che loro impongono, e poi praticamente e soprattutto non ha democraticità. Noi viviamo, sappiamo che questo ente che governa un continente è gestito in maniera tale che, senza democrazia, i cittadini degli Stati membri votano un organo che non ha alcun potere. Quindi è gravissimo che questa Costituzione preveda che l'Italia si assuefi e si rispetti ancora di più i diktat europei. E questa è la dice lunga su come parte questa Costituzione, che è stata ispirata dalle istituzioni finanziarie internazionali. È stata ispirata dai poteri forti internazionali, è stata ispirata dalle banche. E quindi, praticamente, e no, è una scelta di È un vita. dovere civico. Sì, è una scelta di vita per il nostro futuro, perché qui o scegliamo di essere gestiti dalle istituzioni finanziarie, uno può pure farlo, soprattutto se, come certi personaggi politici, hanno i figli che poi vengono sistemati in queste istituzioni. E può anche riuscire, lo può fare, però è chiaro che si prefigurerà un futuro di un certo tipo rispetto a quello che vogliamo noi, un'Europa vera, un'Europa dei cittadini. Quindi assolutamente votare no. Poi devo dire questo di questo libro che
che adesso voglio comprare, di Federico Rampini, che voi sapete è un esperto di economia, peraltro di sinistra, che scrive su Repubblica, che parla proprio del tradimento dell'elite. Ed esperto di problemi americani. Sì, è esperto di problemi americani, che parla proprio di tradimento dell'elite, sia per quanto riguarda la globalizzazione, perché i poteri forti ci avevano detto, no, va bene per tutti, ah, ci diventiamo tutti ricchi, invece gli americani sono diventati poveri, l'abbiamo visto, hanno votato Trump per questo, e sia in tema di immigrazione. Perché noi abbiamo, dice che ci autocolpevoliamo se praticamente non possiamo fare venire gli immigrati. E invece no, va gestita anche quella. Quindi adesso ve ne saprò parlare. Nel frattempo, insisto su questa questione, siamo di fronte a un momento radicale dal punto di vista storico. Ma non riguarda solo l'Italia, perché se passa questa Costituzione, casca il mondo. Cioè il mondo scivola verso le istituzioni finanziarie, anche se fortunatamente i cittadini degli stati membri in tante nazioni stanno cercando di reagire, però scivola ancora di più. Se in Italia c'è anche questo blocco e questo blocco rafforza la volontà dei cittadini degli stati membri di ricostruire una nuova società non gestita dalle istituzioni finanziarie, noi scivoliamo invece verso un futuro migliore. Quindi è un momento storico importantissimo della storia dell'umanità. Non bisogna perderlo. Chi vota no, vota contro l'evoluzione dell'uomo e dell'umanità. Hai detto chi vota no. Correggi per intero la frase. No, correggo la frase. Chi vota sì è contro l'evoluzione dell'uomo e l'evoluzione dell'umanità, perché questa nuova Costituzione è il tentativo di portare l'umanità verso la catastrofe di soggetti che sono sempre più manipolati, sempre più controllati dai poteri forti. Quindi, ripeto, occorre votare no, perché votando no, praticamente sì, almeno per il momento, sì, ci manda un segnale molto forte, come è stata la vittoria di Trump. Sono segnali forti, indipendentemente dal fatto della Merkel, esatto. E come è stata la Brexit, e come sono state le parole del primo ministro inglese, la May, sul quale noi confidiamo molto che apporterà positività a tutto il mondo. Adesso vi lascio al dottor Vitali. Buonasera a tutti, grazie. Questa sera leggeremo qualcosa che non è solito per i nostri amici, nel senso che i nostri amici sanno che il sottoscritto va cercando in qua e là tra la vastissima letteratura di cui è, ahimè per mia moglie, perché francamente ho la casa completamente piena di libri, riviste, scartoffie varie, e vado cercando delle cose che confermino le nostre posizioni sia ideologiche che sostanzialmente politiche, soprattutto in riferimento a questo snodo fondamentale della nostra storia che è il referendum. Associandomi a quello che ha detto l'avvocato Cerchiara, occorre ricordare che ci sono dei momenti storicamente significativi che rappresentano un po', come dire, il nodo da sciogliere. In questi momenti cosa succede? Succede che, malgrado le aspettative e le credenze di molti creduli, succede che c'è qualcosa che va per storto. L'esempio tipico è quello della travolgente vittoria di Trump negli Stati Uniti. Non è che Trump rappresenti il massimo delle nostre idealità, anzi sappiamo che fa parte comunque di quel particolare establishment che è quello che controlla e molto difficilmente potrà essere scalzato, gli Stati Uniti. Ma noi vogliamo ricordare come i grandi avvenimenti storici avvengono sempre avendo come interpreti personaggi che già fanno parte dell'establishment. Mi riferisco ai due fondamentali
momenti della storia dell'umanità, che sono quelli che conoscono tutti. Il primo, che è quello rappresentato dalla rivoluzione di Giulio Cesare, che poi si è conclusa da una parte con la vittoria di Cesare su Pompeo. Ambedue membri del Senato, ricordiamocelo sempre. E poi in conclusione con l'assassinio di Cesare stesso, quindi sono tre punti essenziali di quella storia. Però l'assassinio di Cesare è una restaurazione molto, molto ben pensante, fatta da un personaggio che poi è passato alla storia come col nome di Augusto. Ricordiamoci che questo personaggio non ha avuto nessun dubbio quando si trattava di uccidere il figlio di Cesare, cioè Cesarione, il figlio che Cesare aveva avuto da Cleopatra. È importante anche questo, perché Cesare andava, comandava, ma oltretutto faceva dei figli con chi doveva farli, ricordiamocelo bene. Questo per dire che la demografia è sempre importante nella storia dell'umanità. L'altro elemento fondamentale è rappresentato dalla Rivoluzione Francese. Noi abbiamo una immagine della Rivoluzione Francese che ha come epicentro il momento più tragico della medesima, cioè il momento del terrore. Siamo nel 1793, tra il 93 e il 94 si è concentrato tutto quello che si poteva concentrare in un avvenimento di grande respiro. Nel 74 i termidoriani, quello che poi furono chiamati i termidoriani, fecero fuori Robespierre perché stava andando oltre certi limiti. Dopodiché, e dopo un brevissimo periodo controllato dai termidoriani, che non erano fior di santi, ricordiamocelo bene, andiamo a leggere che erano i nominativi dei termidoriani, quelli che hanno fatto, come dicevo, fuori Robespierre perché temevano che Robespierre andasse a sfrugugliare nei loro introiti su quello che si erano rubato prima. Dopo di questo è venuto Napoleone. Ora, la storia di Napoleone da questo punto di vista è estremamente interessante. Partito Napoleone dall'ultrasinistra, perché era un seguace diretto e strenuo ammiratore di Robespierre, su consiglio di Barras, che rappresentava la destra reazionaria termidoriana, venne assunto a generale, e per far vedere quanto fosse cambiato il suo atteggiamento politico, incominciò a prendersela proprio con i Giacobini. Quindi, per dirvi che le cose hanno un loro tragitto. Napoleone stesso ha dimostrato poi, creando un impero, quanto fosse importante la spinta evolutiva data ovviamente dalla rivoluzione francese. E Napoleone è vero che ha creato un impero, ma ha creato un impero imponendo a tutti gli altri paesi europei, che all'epoca l'Europa comandava sul mondo, la mentalità, le leggi e, come dire, la cultura ideologica della Rivoluzione Francese. Quindi ricordiamoci bene di questo elemento, perché poi tutto quello che è venuto nell'Ottocento è venuto a cascata e è legato a questo duplice aspetto che vale la pena di nuovo di ricordare: grande rivoluzione, grande impero. L'impero, nel momento in cui nei fatti contraddice il principio rivoluzionario giacobino, nella sostanza però dilata l'ideologia giacobina. La stessa cosa è avvenuta dopo la morte di Giulio Cesare: nasce l'impero, ma l'impero che cos'è? L'esportatore della ideologia cesariana, che non è solo una ideologia, come dire, di carattere imperialista, ma è anche una concezione dello Stato che vede nei punti cardine un nuovo ceto, che non è più quello, è importantissimo questo concetto, degli aristocratici senatori, ma è quello del ceto medio, così come aveva fatto ovviamente la Rivoluzione Francese. I concetti sono gli stessi. Adesso, a dimostrazione
di quanto sia importante quello che noi stiamo dicendo, di quanto sia importante anche ai fini dell'evoluzione della società, il fatto che siamo arrivati a questo nodo di cui noi speriamo di, che noi speriamo di risolvere alla maniera di Alessandro Magno, utilizzando la spada che taglia il nodo di Gordio. Ricordatevi bene il simbolismo di questa azione fondamentale della storia dell'Occidente. Quando invitano Alessandro già vincente a sciogliere questo famoso nodo di Gordio, Alessandro giustamente, invece di mettersi come un santo pellegrino a sciogliere il nodo, piglia la spada e lo taglia. È fondamentale, perché se noi andiamo a vedere, prima o poi farò vedere tanti elementi molto interessanti della storia di Napoleone, soprattutto quelle di Napoleone prima dell'impero, dove si vede che troppi sono stati i nodi di Gordio che Napoleone ha tagliato, e se noi vediamo queste cose noi ci rendiamo conto che ci troviamo appunto in un momento cruciale. Se noi che vogliamo bene al nostro paese, vogliamo bene anche a noi stessi, vogliamo bene anche ai nostri eredi e alle prossime generazioni, perdiamo questa battuta, avremo davanti a noi almeno un secolo di obbrobrio. Ma lo parlo nella maniera più assoluta, un secolo di obbrobrio, e non ci sarà nessuna Trump che verrà a liberarci o salvarci, ricordiamocelo bene. E allora adesso ci leggiamo una paginetta di un articolo di Giorgio Ruffolo, che è stato, e mi auguro che sia ancora in vita, un grande economista, e è stato anche ministro, però l'hanno fatto ministro in maniera che non potesse nuocere, cioè non potesse fare niente. E qui c'è un articolo che è stato pubblicato tempo fa in una rivista molto bella, molto interessante, titolata Argomenti Umani, ed è stato pubblicata nel 2006, è il primo numero del 2006. Giorgio Ruffolo scrive alcuni concetti che bisogna che noi sappiamo. Lo abbiamo detto, il successo del riformismo socialdemocratico era dovuto a una solida alleanza con lo Stato nazionale e con le organizzazioni del lavoro. Già qui abbiamo due punti essenziali. L'identificazione del successo del riformismo socialdemocratico, che non si va a coincidere col Partito Socialdemocratico, che era tutt'altra roba, si parla di socialismo democratico, va bene? Cioè del socialismo da non identificarsi col bolscevismo, diciamolo in maniera più chiara. Ma questo successo, e qui va inteso in termini diciamo molto chiari di socialismo nazionale, perché questo lo dice fra le righe, ma è logico che il discorso sia questo. Lo abbiamo detto, il successo del riformismo, cioè delle riforme proposte e fatte, era dovuto a una solida alleanza con lo Stato nazionale e con le organizzazioni del lavoro. Ricordiamoci che oggi intanto è stato possibile fare tutte queste falsificazioni intrinseche rappresentate da questo pseudogoverno, di questa falsificazione di governo, è perché le organizzazioni del lavoro non esistono più, nel senso che esistono dei grandi carrozzoni di carattere puramente burocratico gestiti da burocrati vestiti da socialisti, che è di socialisti e di sindacalisti, di cui ovviamente posseggono solo il vestito, perché dentro non c'è niente, e men che meno l'anima, che ha permesso di creare lo Stato sociale. Le istituzioni dello Stato sociale, percosse dall'ondata mercatistica, sono tuttavia ancora in piedi. Qui è stato scritto nel 2005. Allora, sono ancora in piedi. Oggi con questo referendum si vogliono togliere le premesse costituzionali dell'edificazione dello Stato sociale.
si capisce come le forze politiche della socialdemocrazia siano impegnate sul fronte della resistenza al loro smantellamento. A questa resistenza sono del resto dovuti i successi elettorali che le socialdemocrazie sono ancora in grado di realizzare in Europa. Successi difensivi raggiunti quando l'offensiva liberistica minaccia servizi e diritti ormai acquisiti da grandi masse di cittadini, il che spiega il ciclo alternato delle vittorie della destra e della sinistra, ambedue incapaci di vittorie decisive. D'altra parte, ed è la considerazione decisiva, le attuali istituzioni europee sono del tutto incapaci di esprimere una potenza attrattiva sull'immaginario e sugli interessi concreti, anche lontanamente comparabile con quella esercitata per tanto tempo da idee e forza della nazione e della classe operaia. Idee e forze della nazione e della classe operaia. I partiti socialisti e socialdemocratici, qui la differenza è appunto tra partiti socialisti e socialdemocratici, laddove prima avevamo parlato di un socialismo democratico, cioè socialismo non bolscevico, modellati nell'ambito nazionale, ne portano l'impronta indelebile e ne incontrano i limiti invalicabili. Se ne è avuta la prova quando, giunti occasionalmente per diverse strade al governo quasi in tutta l'Europa dell'Unione, non hanno neppure tentato di cogliere quell'occasione storica per realizzare un passo decisivo verso l'unità politica europea. Bellissimo. Se loro avessero realizzato, loro, cioè i partiti socialisti, l'unità europea, non ci troveremmo in questa situazione. Siccome loro non ci sono riusciti, si sono tirati indietro, il potere dell'Unione Europea è stato preso dai finanzieri, che sono quelli che comandano oggi. Non hanno neppure realizzato un vero partito transnazionale. Il cosiddetto Partito Socialista Europeo non è una forza, ma una conferenza. Socialisti nazionali e liberismi mercatistici sono, in una combinazione bastarda, le forze che si oppongono alla realizzazione dell'impresa europea e determinano l'impasse nella quale oggi essa si trova. L'è scritta nel 2005, oggi è arrivata alla sua totale esasperazione. Perché? Perché tutti quelli che non riescono a trovare nell'Europa il coronamento delle loro ideologie, che sono appunto di carattere sociale, quindi socialiste, tenderanno ad andarsene, se ne andranno e faranno un'opera disgregatrice dell'Europa. Questo è un punto essenziale che voglio ripetere per l'ennesima volta ai nostri amici. Noi siamo sempre stati europeisti, ho fatto vedere tanti libri che fin dagli anni 50 noi abbiamo sempre sostenuto l'unificazione europea, ma una unificazione europea vista nell'ottica mazziniana, una unificazione sullo stampo di quella statunitense, ma ancora più libera, dove gli stati ancora indipendenti, ancora sovrani, si consociano per un fine comune. Questa è l'Europa che noi vogliamo, non un'Europa dove non si capisce più cosa sono le frontiere, quali sono le nazionalità, chi è che ci passa e che non ci passa, chi comanda obiettivamente. Noi sappiamo che il potere ce l'hanno i finanzieri, ma esiste uno pseudopotere caratterizzato soprattutto da funzionari di basso conio, e come più volte ha detto l'avvocato Cerchiara, sono funzionari che tutto hanno in testa fuorché fare l'interesse dei popoli europei, ovviamente, e quindi fanno gli interessi dei finanzieri. È difficile pensare che, ridotta queste due forze, la prima possa alla lunga prevalere sulla seconda. Lasciata a se stessa, senza un futuro politico degno di questo nome, la deriva liberistica ha in sé molta più forza dello statalismo socialdemocratico. È vero. Noi siamo oggi vittime della deriva liberista, liberal-liberista, interpretata dai finanzieri e dai loro lacchè. È un destino beffardo che il paese che ha gettato le fondamenta dello Stato sociale europeo, la Gran Bretagna, fin dal 600,
sia quello nel quale retroguardie nazionalistiche e avanguardie mercatistiche trovano una loro innaturale combinazione nel bluff blairiano. Quindi lui parla giustamente di Blair come un bluffatore, che è verissimo, ma era bluffatore anche Churchill, ricordiamocelo bene. A furia di bluff Churchill ha perso completamente l'impero e pensano ancora di aver vinto la guerra. Non lo credo, anche se lo temo, perché i giochi sono tutt'altro che chiusi, i giochi non sono mai chiusi. Quando la storia incontra un impasse succede di solito una di queste due cose: o le forze che l'hanno determinata tornano indietro, più o meno azzoppate, o emerge una forza nuova capace di passare. Insomma, si apre una biforcazione. L'attuale giustapposizione dei partiti socialdemocratici, tale è la loro attuale configurazione europea, paralizzati tra opposte tendenze statalistiche e liberistiche, non ha la potenzialità di realizzare con la costituzione di un'Europa unita e federativa l'equazione aurea tra potenza economica e potere politico. Vedete che anche lui parla di un'Europa federale, non di un'Europa Stato unico asservito a un potere centralizzato, che in questo caso è la Banca Centrale Europea, che la ragione politica richiede. Nessuno è mai riuscito a tirarsi su per i capelli. Ripeto, nessuno è mai riuscito a tirarsi su per i capelli. Il secondo articolo che voglio leggere è molto interessante e voglio far vedere così il titolo. È stato preso da una bella rivista che si chiama Il, è una rivista molto global chic, non radical chic, global, quindi globalist chic, è pubblicata dal Sole 24 Ore. La mentalità dell'ultimo giro di giostra, non ve la voglio leggere tutto perché il tempo è lungo, però alcuni concetti li devo dire. È tutto interessante, cercheremo di leggerlo qualche altra volta, ma insomma al momento è bene che leggiamo almeno una paginetta. C'è un piccolo libro francese, un po' comunista, che non parla dell'Italia, eppure descrive bene il clima nel quale viviamo. Si chiama La Société di Hold Up e la tesi del suo autore Paul Vacat, ovviamente di origine italiana, è che l'assalto alla diligenza sia diventato il paradigma economico dominante del nostro tempo. Al centro della dimostrazione tre esempi. Primo, il caso dei prodotti finanziari derivati e delle colossali scommesse da essi consentiti. Secondo, il modello delle start-up tecnologiche che destrutturano interi mercati riconfigurandoli in proprio favore: Amazon e i libri, Apple e la musica, eccetera. Terzo, il predominio dei blockbuster cinematografici, una strategia di marketing iperaggressiva centrate su brevissimo periodo. Il film che non sfonda in sala nel primo weekend è già fuori dai giochi. Ecco perché vengono ritirati con una successione incredibile, con un turnover incredibile, film che noi pensavamo che avrebbero avuto una presenza molto più duratura nelle sale cinematografiche. Non ci sono e non arrivano nemmeno nelle televisioni, perché tutto colpisci e fuggi. All'opera, attenzione, qui è il punto essenziale come opera di questa gente, all'opera in ciascuno di questi casi lo stesso schema mentale: tutto subito o niente. Attenzione, in questo clima e questa logica del tutto subito o niente è la diretta conseguenza dell'iperliberismo. Perché? Perché l'iperliberismo comporta una accelerazione dei processi operativi di carattere strettamente bellicistico, dove ciascuno spara le sue cartucce, mette in tasca i soldi, ruba quello che può e se la squaglia. Questo è il criterio assolutamente, non è illogico perché è nella loro logica, ma è il criterio che è stato seguito da chi opera sotto forma di agente dello Stato o del parastato, come ad esempio Equitalia. Equitalia ha incassato un fracasso di soldi, se li è mangiati, siccome qualcuno ha reagito, si è trovato nei debiti,
l'Equitalia piena di debiti è stata chiusa, dopodiché il creditore che ha bisogno di avere i soldi che dopo la vittoria che ha fatto in tribunale da Equitalia non ce li ha più, perché Equitalia figura fallita, inesistente. Questo è un criterio che nasce dal concetto dell'iperliberismo, cioè di sociale qui non c'è assolutamente niente, questi sono i nemici assoluti della società. E ripeto, poi faccio vedere ancora quattro righe e poi chiudo, quanto sia importante quanto questa analisi. L'idea è che la finestra di opportunità sia brevissima e che si debba assolutamente infilare al momento giusto per mettere a segno il proprio colpo grosso. Ma questo è gangsterismo. Quando noi a anni, io faccio presente ai nostri amici che è dagli anni 50 che mi sto battendo su questa linea, quando noi abbiamo identificato la cultura americana, l'economia americana col gangsterismo e con la mafia, abbiamo detto le cose come stavano. Oggi loro stessi sono arrivati alle estreme conseguenze, hanno convinto i nostri, non a caso in Italia comanda la mafia, ha sempre comandato fin dal 1943. Il criterio della mafia, dammi i soldi subito, magari anche dammene di meno, o se no ti ammazzo, questa è la logica. È la logica di Equitalia, perché Equitalia ti manda una cartella esattoriale di 300.000 euro, laddove ti dovrebbe mandare massimo di 2-3.000 euro, poi tu vai a trattare già terrorizzato, che ti sei cagato sotto 20 volte, con la corda da impiccarti in tasca, e loro ti dicono, beh vabbè, mettiamoci d'accordo con 50.000 euro, laddove ti dovevano chiedere 3.000 euro, allora tu spaventato... È perfetto questo discorso, esatto. Perfetto! Allora, laddove tu spaventato dici, vabbè, allora me la sono cavata. Il criterio è il criterio della minaccia, è tipico del prete, attenzione, perché qui non perché è che... diciamo, dico sempre ai clienti, denunciate tutto! Esatto, tutto va denunciato, per il primo a cagarsi sotto oggi sono loro. Sì. Vai a dire davanti a un magistrato... Sono loro che violano le norme! Al funzionario di Equitalia o di quella che la sostituirà, guarda che te faccio un culo così, vedi come si crede e si caga sotto, perché lo sa che prima o poi gliele facciamo, capito? 800 suicidi tra gli imprenditori, non tra i morti di fame che dormono sotto i ponti, tra gli imprenditori in soli 5 anni. Ripetiamole queste cose. Ma qual è l'ideologia? È questa. L'ideologia del furto, però ovviamente dobbiamo anche ricordare, no? Che di mezzo ci sta anche la tecnica di potere della Chiesa, perché sennò non ci sarebbe una bella sponda. Questo per me è sbagliato. Sarà sbagliato, perché quando dice, guarda, argomenti che non ci riguardano. Guarda, quando ti dicono, guarda, tu hai fatto tanti peccati, però se mi dai quei 5.000 dobloni oppure quei 5.000 fiorini ti mando in paradiso lo stesso. La tecnica è uguale, ricordiamocelo bene, è la tecnica che fece indignare un sant'uomo che era appunto Martin Lutero, il quale di fronte a questo schifo si indignò fino in fondo e aveva perfettamente ragione. Fra poco chiudo, ma voglio continuare a leggere, però, perché la diagnosi è chiara. Tanto hai detto il concetto oramai, e si è capito molto bene. Voglio seguire ed è quello molto che... giusto, sì, quello che è. Allora, attenzione, a nessuno importa più di tanto ciò che accadrà nel medio periodo. È vero, noi siamo in mano a un gruppo di delinquenti, capito? Butta la rete e scappa, gli frega assai di sapere, noi abbiamo della gente che nel giro di qualche anno è diventata ricca di miliardi, se ne frega assai dei poveracci che, capito, con le pezze al culo vanno in giro cercando di mangiare e di rubare il pane nei cassonetti. Il punto era simulare il bottino e mettersi in salvo prima che venga giù il diluvio universale. Così hanno fatto i fondi, eccoli, ecco da dove vengono i fondi, eccoli perché noi li abbiamo sempre combattuti. Che hanno prima scommesso sul subprime e poi sul loro crollo. Perché è chiaro, chi si mette nelle mani i fondi sono stati creati da coloro che sono abituati a giocare in borsa, che fanno salire o scendere il valore dell'azione indipendentemente dal valore intrinseco dell'azione stessa. E il principio è assolutamente assurdo e infernale. Ma se io ho le azioni, che ne so, della Pirelli, che valgono 100, perché ne ho comprati che valgono 100, perché il totale del valore della Pirelli diviso per il numero delle azioni mi dà 100, per quale ragione tu con un'operazione esclusivamente borsistica mi vai rompendo, capito, me lo fai calare, capito? Allora,
Così, attenzione, perché poi anche gli aspetti più creativi e più inventivi vengono a subire questo andazzo, perché infatti che scrive? Così le aziende della Silicon Valley, che catturano un effimero monopolio e cercano di sfruttarlo il più possibile fino alla prossima innovazione, che le metterà fuori gioco appena consolidato. Appena consolidato iTunes, è già arrivato Spotify. Così i distributori che inondano le sale di sequel inguardabili e passano all'incasso prima che il pubblico si renda conto di quanto mediocre sia il prodotto. In pratica, se in passato il mercato era un campo di battaglia sul quale gli eserciti si disponevano in vista di una lunga guerra di posizione, oggi, secondo l'autore, la competizione economica assomiglia molto di più ad una sorta di Chicago anni 30, una successione di grossi... Non a caso ha citato Chicago, perché è lì che nasce l'equivalenza tra la malavita, e noi sappiamo quale malavita agiva a Chicago, non soltanto quella mafiosa, e anzi 30, una successione di grossi colpi che fanno saltare il banco a ripetizione in un clima sempre più incerto e precario. La tesi non è particolarmente originale e forse neppure del tutto convincente, eppure genera curiose assonanze con la realtà italiana, non tanto perché abbondino da noi finanzieri innovativi, start-up tecnologiche o anche solo produttori capaci di puntare sul blockbuster, quanto piuttosto perché la mentalità dell'ultimo giro di giostra, del colpaccio da mettere a segno prima del diluvio, sembra essere diventata dominante su tutti i piani. Questa è la prima parte di questo bellissimo articolo, ve l'ho voluto dire perché è molto importante. Dopodiché, anche per questa sera, so long e so court.